non ricordo molto bene perché c'era un problema, diciamo, adesso che mi sovviene, i titolari hanno contattato il tecnico e il tecnico non era certo di dire che tramite, diciamo, lo spegnimento, l'interruzione del sistema di visualizzazione non si adoperasse la cancellazione del dato. Sicché la cancellazione del dato, cioè non conosceva lo strumento, cioè diciamo, secondo il titolare aveva paura che se dovessimo materialmente spegnere la spina del sistema il dato venisse perso. Quindi di fatto si è adoperato semplicemente si è inibita la sovrascrittura del dato tramite, no, non io materialmente, ma il titolare al telefono con il tecnico, e da lì si è proceduto all'estrapolazione del dato. Intendo dire che non ho operato un sequestro dell'intero impianto di videosorveglianza, poiché diciamo, le avvisaglie, o meglio, quello che il titolare si era sentito di esprimere, era che non sapeva se questa operazione avesse potuto eventualmente formattare l'intero impianto. Quindi avete sostanzialmente scaricato su una pennetta, che avete fatto? Guardi, non ricordo il frangente diciamo materiale del dato, però sì, è stato acquisito in formato digitalizzato e poi rivisto in ufficio. No, anche in questo caso voi avete prima visto le immagini e poi selezionato le immagini da scaricare. Allora, perché immagino che anche qui il video avrà avuto molte ore, naturalmente. Cioè, sì, guardi, sicuramente. Hanno poi un impiego di dati, cioè il dato di visualizzazione è molto importante. Noi abbiamo fatto così sul posto, e prima di Meopinelli, ovvero l'esercizio commerciale posto all'intersezione con via Tuscolana, quindi si parla sempre di via Titolo Abieno, il bar. E le prime immagini sono state consultate, non estrapolate, sono consultate direttamente facendo accesso alla memoria del sistema. Sì. Esatto. Intendo dire che poi, è vero, il signor Pubblico Ministero diceva giustamente che la notazione di Meopinelli è dell'una di notte e postuma quella delle 10 di Viteto Labieno. Era solo per dire che la prima consultazione vis-à-vis è stata fatta consultando diciamo, sì, via Titolo Abieno, ma relazionato postumo a Meopinelli. Ma è solo un discorso, diciamo, di... Sì, sì, ma la mia domanda era, quindi, voi avete visto, avete individuato quello che a vostro avviso era la parte di interesse della memoria, e avete, se ho capito bene, scaricato su una pennetta o, non lo so, in un computer o qualcosa del genere, la parte del filmato che avete ritenuto rilevante. Questo sì, sì. Adesso il minutaggio, adesso il carico di minuti, se non ricordo, siamo sui 50 minuti. No, 10 minuti. Come, scusi? Può consultare gli atti, è autorizzato, okay. No? 18:40. Sì, vedo l'inizio, 18:49, era per... Sarà una decina di minuti, che cosa sarà? No, non faccio cenno alla fine del minutaggio. No, qui è la mia. Cioè non so dirle materialmente quanto durasse questa estrapolazione, no, insomma. È un'estrapolazione. Senta, la modifica della estensione AVI, che lei ci ha detto, è avvenuto sull'originale o su questa copia che voi avete, la modifica dell'estensione? Sì, sì. È avvenuta necessariamente sulla copia che avete estratto voi, cioè su questo... La copia è rimasta punto DAV. Noi abbiamo fatto una copia del punto DAV e di conseguenza, diciamo, cambiato l'estensione in punto... cambiato, forse il sistema lo fa di default, a dire il vero. E quindi è stata una modifica della copia. Il punto DAV è rimasto. E la modifica dell'estensione è una modifica dell'estensione della copia. Sì, diciamo che il file originale è rimasto tale, però sì, per... E dov'è il file originale? È stato, se non sbaglio, masterizzato e dato alla polizia scientifica che si adopera di diciamo, di fare questo, di valutazione originale, tecniche. Ma non in copia forense, che lei sappia. Non credo in copia forense. Allora, veniamo... È stato fatto sicuramente... Prego. No, credo sia stato fatto in un momento successivo, insomma, anche perché si parla di imminenza dei fatti. Va bene, avere un quadro preciso. Senta, veniamo alla sua valutazione, perché lei ha detto che è uno scooterista, lei? Nel senso che va in giro con lo scooter. Anch'io, penso, io ho cominciato col Piaggio, col Ciao Piaggio, poi
Morini 50 quattro tempi. Se vuole possiamo passare una nottata a parlare. Senta, lei perché dice che questo qui secondo lei è un liberty? Mi fa capire meglio questa sua valutazione. Guardi, ecco, è corretto, è una mia valutazione, insomma, sicuramente del personale e del soggettivo, me ne rendo conto. Sì, io sicuramente il targhino, come diceva il signor Pubblico Ministero, mi ha fatto un po' convergere verso questa tipologia di cilindrata, quindi non deputare fosse un 125 superiore, e le fattezze diciamo, di quello che ho potuto visionare mi riconducono, guardi, sono molto certo sia un piaggio, ma per esperienza personale. Però sì, adesso ricordo, vedo da quello che rivedo la notazione, un po' il fascione avanti sulla destra, prospiciente, nonché vedo anche la maniglia sotto il bauletto, diciamo, a uso per far sì, insomma, che il passeggero si regga. Non sa perché le dico questo? Perché quello che si vede con chiarezza in questa foto è la marmitta. Lei la vede la marmitta? Sì, ho un bianco e nero davanti, però sì. Come? Ho una fotocopia in bianco e nero che non è, magari, non so se lei ce la colori, è più se evidente. Se vuole gliela mostriamo, la marmitta ma guardi, è chiarissimamente sì, inclinata in avanti, no? Siamo d'accordo su questo? Cioè, sì, sì. E adesso io le faccio vedere come sono le marmitte del Liberty. Liberty non ha la marmitta così. Liberty ha la marmitta quasi parallela al terreno e coperta da un fascione. Glielo faccio vedere? Vuole che gliela faccia vedere? Sì. Allora, per la Corte sto esibendo... Sì, un attimo che adesso verbalizziamo compiutamente questa produzione, perché poi l'avevamo differita quando lei avrebbe cominciato il controesame. Sì, sì. Possiamo esibire al test questo, è una foto scaricata da internet, facciamo vedere al Presidente del modello Liberty. Quelle foto, avvocato, poi non ce le dà più, quelle che aveva... Ha fatto opposizione il Pubblico Ministero. L'avvocato mi insegna con le opposizioni, quindi io sono solo, come dire, un mero discepolo. Se lei recede dalla produzione... No, sto parlando all'avvocato Cagliazza. No, da che cosa devo recedere? Come dire, sottolineato che ma io non ho compreso benissimo, stavo arrivando al punto, siccome sono prima stato richiesto di ma mi stavo rivolgendo all'avvocato Cagliazzi in realtà, nel senso, siccome lei prima aveva cominciato a parlare, io avevo detto nel momento in cui inizia il suo controesame si può meglio valutare la pertinenza o meno della produzione alle domande che si intendono porre, vista quella che era stata l'opposizione in senso generale del Pubblico Ministero per un discorso di limitatezza, diciamo, della produzione. Quindi, siccome adesso lei ha cominciato il suo controesame, volevo sapere innanzitutto se voleva produrre la foto ingrandita di cui ha fatto menzione prima, su cui mi pare peraltro che c'era una sostanziale convergenza delle parti. Sto cancellando i nostri appunti. La glossa curziana è stata tolta. Io avevo dato atto semplicemente che chiaramente non era compresa nell'acquisizione la parte di appunto manoscritto. Questo è l'ingrandimento. Questa è la foto ingrandita. Vabbè, allora dica perché poi il mio cancelliere deve verbalizzare. Io do poi una sintesi della verbalizzazione. Quindi la foto ingrandita, abbiamo parlato prima. Ingrandita e poi 1, 2, 3 e 4 foto di modelli, e 5 con quella che ha in mano lei, di modelli di ciclomotori, Liberty e Beverly, che sono i due simili, ma non tanto simili, anzi, manco un po'.